Buonasera a tutti e benvenuti al recap ciclico su DAX e FTSE MIB per questa giornata. Cosa è successo esattamente? Prima di tutto abbiamo aperto con un lap down. Come al solito nelle prime ore, nella prima ora soprattutto, ci sono finte contro finte, quindi bella discesa, risalita e poi finalmente dopo le 10 effettiva discesa. Dovevamo andare a chiudere teoricamente il nostro gap up aperto lunedì, andando a finire a 12.508, ma non ce l'hanno voluto dare. Siamo andati però a 12.566, a una cinquantina, sessantina punti di distanza. Poi, nonostante tutto, abbiamo ripreso a salire, tortuosamente, ma abbiamo ripreso a salire. Questo perché? Perché, come sapete, dopo che abbiamo fatto un primo T-3 e un secondo T-3 è partito probabilmente da qui. Che cosa è successo? È successo che bisogna andare a chiudere il primo T-2 inverso. Parlo sempre di inversi in questo momento, quindi 1 e 2, e la condizione per la chiusura del nostro T-2 inverso finalmente ce l'abbiamo, perché abbiamo tante barre. Già con questo massimo si poteva tranquillamente andare a chiudere, ma hanno fatto un altro movimento che depista come al solito. Va benissimo così, guardando i future, siamo ancora peraltro andati a chiudere sotto la media mobile a 50 periodi. Mi ero programmato un'altra bella operazione short in violazione di questo swing inverso, ma ci siamo andati a un passo qui. Ci siamo ritornati abbastanza vicini qui, non ha voluto darmela, non siamo entrati, semplicemente questo. Questo per fare un add, tra le altre cose. Quindi che cosa mi aspetto? Mi aspetto che compatibilmente con i tempi ciclici dell'inverso, ovvero arrivati a 66 barre su massimo un'ottantina, ok? Quindi teoricamente avremo ancora 14 barre, 3 ore passa per vedere se c'è ancora bisogno appunto di salire per andare a chiudere appunto il secondo T-3 inverso ed anche però appunto il T-2 inverso soprattutto. Dopo quello dovremo avere un movimento di nuovo di partenza per il secondo T-2 inverso e quindi con un tempo ciclico compatibile e quindi discesa. Però, come detto, appunto, dato che è possibile che il secondo T-3 inverso sia partito o qui alle 10 e un quarto su questa candela rossa, oppure qui, non abbiamo ancora la certezza di dove sia partito, bisogna stare all'occhio. Altra cosa interessante, come poi vedrete anche su FTSE MIB, è che, ecco, si sono mossi veramente malino. Dall'altra parte hanno fatto due raccordi, un raccordo e un raccordo inverso, prima di poi muoversi appunto a rialzo. Per cui in questo momento abbiamo convergenza sui massimi, anche se abbiamo divergenza su massimi distanti, quindi lower high, higher high, movimento di continuazione ribassista. I future erano fino a poco tempo fa più 5, quindi sostanzialmente invariati, più 5 punti e non più 5%, per cui questo è. Passerei al FTSE MIB per farvi vedere due cose, ma prima ancora vi faccio notare un'altra cosa interessante. La nostra media mobile blu ha tagliato dall'alto verso il basso la gialla e ha dato un primo accenno di storno, che effettivamente poi ha anticipato e non si è poi mossa, ha continuato ad andare a scendere rispetto appunto alla media mobile verde, quella del T-settimanale, anche se il grafico ci è andato leggermente sopra. Questo giusto per farvi notare determinate cose, come anche l'aderenza alle medie mobili che mostro con queste, con questo grafico, che sono relative appunto ai cicli stessi. Questa è quella del T e questa è quella del T più 1. Altra cosa interessante. Peraltro, come dicevo, torniamo al FTSE MIB. Qui il movimento è un po' differente perché
Prima di tutto abbiamo, guardate quanti raccordi continua a fare, una roba sensazionale, anche questo potrebbe essere un raccordo peraltro. Ok. Abbiamo avuto prima un raccordo inverso, da qui a qui, da questo massimo a questo massimo. Per quanto riguarda l'indice, abbiamo avuto un raccordo da qui a qui. Questo potrebbe essere anche la parte del settimo timeno 3, ma in realtà questo raccordo inverso è un raccordo e punto e fine del discorso, perché soltanto successivamente c'è stato un movimento effettivo per far partire un secondo timeno 3 inverso. In questo caso, peraltro, c'è una piccola differenza. Su questo massimo a 20.064, esatto, 62, 20.064, potrebbe essersi chiuso il secondo timeno 3 inverso. Tra l'altro faccio notare la differenza di un punto rispetto alla partenza, qui 65, qua 64. Per cui un secondo timeno 3 per ora teoricamente neutrissimo, quasi ribassista. Se vorrà continuare a salire, sarà ribassista, ma nella realtà dei fatti qui abbiamo già avuto due violazioni di swing minori, ok, con questa discesa, swing inversi peraltro. Per cui teoricamente su questo minimo a 19.976 dovrebbe essersi chiuso, potrebbe essersi chiuso l'ottavo timeno 3, dal quale sta partendo il nono timeno 3. Viceversa, d'inverso, da questo massimo potrebbe essere partito il terzo timeno 3 inverso, anche perché abbiamo rispettato di nuovo tranquillamente tutte le condizioni per la chiusura di un timeno 2 inverso. Dopo che ha chiuso un timeno 2 inverso, tendenzialmente ne parte un altro e quindi si scende. Si tende a ritornare per andare a spingere sotto questi minimi a 19.845. Però tempo ne ha, è capiente in termini di tempo. Se non avesse già chiuso su questo massimo, su cui avrebbe fatto peraltro 24 barre contate, in realtà, aspettate un attimo, il massimo è su questa che però va inclusa, scusate, 25 barre su 24 minimo, da qui avremo già 1, 2, 3, 4, 5, un T-5 inverso che dà vita appunto al terzo T-3 inverso, anche se a noi serve qualche cosina di più, serve un T-4 4 inverso per far partire un secondo timeno 2 inverso. Per cui vedremo, domani mattina all'apertura capiremo che cosa ci aspetta e infatti alcune analisi appunto sto pensando di farle sempre dopo l'apertura, intanto nella prima ora come sapete facciamo abbastanza poco, a meno che non siamo già dentro dalla notte, dal pomeriggio precedente. Ultimissima cosa, qui siamo andati a fare i nostri 9 giorni di inverso. Al massimo si può arrivare a 11, sarebbe veramente tantissimo, eh? Ve lo dico, statisticamente non ci sta domani una giornata in cui si vada da sopra questi massimi a 20.222, però vedremo, è il mercato che comanda, non è, noi dobbiamo adattarci appunto al mercato. Quindi da questo massimo io inizio a mettere un bel punto di domanda e dire, sta partendo un secondo T più 1 inverso da questo massimo e quindi con la giornata di oggi? Punto di domanda e sotto mettiamo un bell'uno. Ok? Questo è quanto. Ricordatevi peraltro che il secondo T è arrivato già a 9 barre su massimo 11. Per cui continuo ad avere un dubbio. E il dubbio è il T più 3. Eventualmente può essersi già chiuso qui, invece che essere ancora in chiusura. Perché se deve essere ancora in chiusura, come detto, dovremo andare sotto questo minimo a 18.878 entro 2 giorni. Uno, domani e dopodomani. Se invece ci sarà qualcosa di diverso, fate molta attenzione. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata.